La notte blu dell'Adriatico qui a Silvi Marina prende piede, già c'è moltissimo afflusso di pubblico e molto ancora a venire, perché fino alle 3 avremo animazione, DJ set, artisti di strada. Come ha organizzato questo evento? Innanzitutto permettetemi di ringraziare veramente la collaborazione da parte di tutti, assessori, consiglieri, commercianti, veramente l'impegno, le forze di polizia, la protezione civile, tutti quelli che hanno collaborato veramente alla riuscita di questo evento, soprattutto perché vedo che c'è molta gente, dunque siamo felicissimi di come si è partiti. Un'organizzazione diciamo importante, perché abbiamo chiuso quasi 3 km di lungomare, una città che tutto il lungomare diciamo è stato chiuso al traffico, è un'isola pedonale continua con 5 piazze e con una miriade di artisti che ci intratteneranno per fino alle 3 di questa notte. Siamo veramente soddisfatti e felici. Un'unione di musica, divertimento e anche un modo per ammirare il bellissimo lungomare di Silvi. Ma indubbiamente sì, devo dire che veramente questa sera mi ha sorpreso, a parte l'afflusso, ma veramente la partecipazione di tutti i commercianti che hanno contribuito all'allestimento degli stand. Questa sera, oltre all'intrattenimento musicale in tutte le piazze e l'organizzazione di artisti su strada, veramente tante cose per tutte le età. Questa sera vedo molte famiglie, vedo giovani, vedo persone diciamo meno giovani, ma io dico che sarà sicuramente una notte blu bellissima. Silvi rivive dopo tanto tempo, non ci dimentichiamo che la pandemia ci aveva limitato un pochino nelle attività, e questa risposta del 3 agosto 2022 è una grande risposta per i turisti, per la cittadinanza, per l'amministrazione comunale che ha messo il massimo impegno.